Buon pomeriggio da Piazza San Pietro, il saluto vi arriva da parte di Matteo Ciofi. A distanza di oltre un mese dalla fine del lockdown, la situazione qui in Vaticano è sempre la stessa. Permane infatti un chiaro immobilismo per quello che riguarda la presenza delle persone, dei fedeli, dei pellegrini. La piazza alle mie spalle è semideserta, non c'è la tradizionale fila per entrare all'interno della Basilica Vaticana. Stesso discorso per quello che riguarda Via della Conciliazione, dove negozi, ristoranti, bar sono tutti praticamente chiusi. I commercianti aspettano il 1° di luglio, quando riapriranno i voli intercontinentali, e quindi la speranza è quella che alcune persone, qualcuno in più, possa arrivare qui in Italia. Parlando invece di vicende vaticane, nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio dopo pranzo, il Papa Emerito Benedetto XVI è rientrato qui in Vaticano dopo il viaggio di 4 giorni a Ratisbona. Era volato infatti in Germania giovedì scorso per stare vicino al fratello George di 96 anni, gravemente malato da tempo. Alcuni giorni che hanno permesso al pontefice anche di visitare il cimitero di famiglia, insomma di rivedere quelle che sono le sue radici. Per quello che riguarda invece Papa Francesco, domani il pontefice presiderà come di consueto la udienza generale e la catechesi all'interno della biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano, mentre il grande appuntamento dei prossimi giorni è quello di lunedì 29 giugno in occasione della festa di San Pietro e Paolo, patroni della città di Roma. Il Papa alle 9:30 infatti presiderà la Santa Messa all'interno della Basilica Vaticana. Parlando sempre della diocesi di Roma, domani in occasione della Natività di San Giovanni Battista, nella Basilica di San Giovanni in Laterano ci sarà prima la Santa Messa con i giubilei sacerdotali, successivamente invece i vespri, così come la consegna degli orientamenti pastorali. In conclusione, una nota per quello che riguarda la situazione coronavirus in Italia. In base ai dati di ieri pomeriggio, del bollettino di ieri pomeriggio, sono attualmente 20.000 le persone positive al Covid-19 qui in Italia, oltre 34.600 invece le vittime dall'inizio di questa pandemia. È tutto per ora qui da Piazza San Pietro, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi invito ovviamente a seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sulle nostre pagine social. Grazie e ai prossimi appuntamenti.